Ok, ragazzuoli, ma così così, seguite questo video, che in questo video abbiamo fatto il tour di tutte, ma dico tutte, le tagliate di Pidigliano Sorano, i Colombari. Guardatelo che è di una bellezza straordinaria, giusto Agu? Sei tagliate. Seguiteci, ciao ciao. Ciao. Sei tagliate. Oggi siamo a Pidigliano, a Grosseto, e siamo nella terra degli Etruschi. Oh, aspetta. Allora, buongiorno, mercoledì 4 maggio 2022, siamo a Pidigliano, nella terra degli Etruschi. Guardate che spettacolo qui, guardate, eh? Guarda che colonna, bello, da paura. Bello, oh. Bello, eh? Pino, Augusto, Fernando e Riccardo, che dovrebbe sbucare da un po', senza pezzo. Ho visto che ci seguiva, Ricca! Ah, ecco, arriva, perfetto. Stiamo scendendo nella parte bassa di Pidigliano. Dopo, al ritorno, se me va, se ci va, le portiamo dentro Pidigliano. Qui abbiamo Augusto. Buongiorno, signor Augusto. Come va? Tutto bene. Poi abbiamo Pino, Blu 1904. Potevo stare meglio, ma va bene. Vabbè, perché potevi stare meglio, potevi stare pure peggio. A dormire. Ma chi cazzo l'ha fatto fare? Vieni. Chi te l'ha fatto fare? Non mi faccia dire parolacce, mi raccomando. Ok, oggi andiamo a fare le cinque vie cave di Piti. Il tour delle vie cave. Allora, il tour delle vie cave sono cinque vie cave. Le cinque vie cave etrusche che si trovano qui a Pidigliano. Poi se ce va anche un paio dei colombari a Sorano. A Sorano o Sorano? Sorano. A Sorano, ma questo lo dimo dopo, perché dopo fatto questo ci fermiamo da una parte a mangiare la pizza. Poi dopo si vedrà. E comunque io ancora non lo vedo Riccardo, eh. Cioè proprio. Signor Riccardo! Ok, si comincia qui. Passeggiata della Selciata. Ma ci stanno scritti i nomi dei vie chiave. Augusto, te che c'ha occhiali, vieni a leggere i nomi. Io non c'ero. Adesso oggi facciamo la via cava dell'Annunziata, la via cava di Poggiocani. Poi c'è la via cava Madonna delle Grazie, via cava di Frate Nudi, via cava di San Giuseppe. Poi passiamo sulla camminata dei Londini, su... Tutto, no, io ho detto... Se parte dai Londini. Sì, vabbè, l'ho detto così, per quello che riuscivo a leggere. Già tanto che leggo senza occhiali, che è mezzo ciecato, so. Poi ho chiamato Augusto e ho detto a legge. L'occhiale. No, ma stai ciecato come me, pure te c'ha occhiali. Vabbè, stiamo sotto a Pidigliano. Eccolo Riccardo, alla fine è sbucato fuori. E che dicevo Riccardo, non si vedeva, eccolo qua. Riccardo Fortitudine su YouTube, Blu 1946, e invece Augusto niente, non ce l'ha un canale, quindi hanno rotto il cartello, vabbè, no. Ok, guardate che vi faccio vedere. Se vi ricordate, a Tarquinia c'è un famoso sarcofago che è stato ritrovato. Era un qualcosa degli sposi, un qualcosa del genere. Ed eccolo qui a Pidigliano hanno fatto un calco, chiamiamo, via. Però solo la parte superiore, manca tutto il sarcofago sotto. Comunque, bello, dai. E guardate dove siamo andati adesso. Adesso andiamo lassù, quella è la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Lì c'è la prima tagliata etrusca della zona. Ma vedi quante ne hanno fatte qua, oh. Guarda questa, tiè. C'è da essere un artista da ste parti. Un artista da ste parti, c'è sta, che fa tutti questi calchi. Sì, ho visto quella lassù. Quella è Medusa, vedi? Quella è Medusa, se riconosce dai capelli. Sì, e qui stiamo sotto a Pidigliano. Ed ecco qua, andiamo avanti. Vabbè, prima avevo detto che passavamo alla tagliata dei cani, là, ma la facciamo dopo. Adesso siamo sul cammino dei Londini. Eccolo qua. Questo adesso ci porta, prima se non sbaglio, sotto una cascata adesso andiamo, vedi? Sotto una cascata e poi sopra andava alla via cava della Immacolata. Perfetto, ma adesso andiamo alla cascata e poi alla via cava dell'Immacolata. Questo è il sentiero che scende, siamo sempre sotto Pidigliano, vedete, verso l'andata della passeggiata della Selciata e la scalinata della Selciata. Sì, il tour in pratica inizia da qui, cioè lasciamo il paese alle spalle e cominciamo a scendere sotto le forre. Quindi, prossimo appuntamento più avanti con la cascata, che nome c'ha? Dei Londini, perché il sentiero è dei Londini, la chiamiamo la cascata dei Londini, via. Vabbè, oh. Augusto non l'ha fatto,
e militari, quindi vabbè, va, ciao. Mi hanno fatto far militare, Augusto, ma di che ti sei dato in fuga? Ho fatti 36 anni di militare, 36, dice, infatti, no? 36 anni militare ho fatto, hai capito? No, quindi se avete militare. Già capito che faceva Augusto. Sì, siamo sul bellissimo sentiero dei Londini, alle mie spalle non so se si sente, ma c'è una cascata. Abbiamo cercato di raggiungerla, ma è praticamente impossibile, c'è una forra alta 40-50 metri qua sotto, quindi toccherebbe scendere giù sotto e trovare un'entrata e poi risalire il fiume, ma è un po' difficile. Comunque stiamo a vedere un'altra cascata, giusto? Stiamo andando a un'altra cascata che sembra un po' più raggiungibile. Guardate qua, ma è tutto attrezzato sto sentiero, guardate, guarda. Uno vero spettacolo. Sapevano che venivo io. Sì, infatti, hanno detto se veniva a gusto, mi raccomando, attrezzate bene il sentiero, però non l'hanno pulito bene, eh. Comunque va bene lo stesso, dai, è solo spettacolo. Ok, siamo su un ponte forse medievale. Guarda quanta roba. Come si chiama sto fiume? Questo si chiama Lenta. Ah, questo è il Lenta. Questo voi è il fiume. Portate, è il fiume Lenta, adesso vi portiamo una bella cascata. Sì, infatti, da là viene quell'altra cascata che non siamo riusciti a entrare. Quindi volendo, se è possibile, cercate di risalire il fiume fin sotto la cascata, ma non mi sembra una cosa fattibile a vederlo da qua. Sembra questo un vecchio mulino medievale, poi ristrutturato naturalmente. Adesso vi faccio vedere il ponte da qua. Eccolo qua. Ci vedete Riccardo Fortitudine, detto il medievale. Detto il medievale. Ecco qui adesso. Ed eccoci qua. Siamo alla bellissima cascata dei Londini, siccome non ha un nome questa cascata, la chiamo Londini perché sta sul sentiero dei Londini, quindi poi se c'ha un nome noi l'abbiamo trovato. Ed è una meraviglia, che spettacolo! Naturalmente questa artificiale è stata creata dall'uomo, però rimane sempre una bella cascata, dai. Sì. Meravigliosa, vedi, alla sera almeno hanno rotto tutti i fari, se no era illuminata, hanno rotto tutto. Spettacolare, ragazzi, spettacolare. Ci porto vicino, va, proprio sotto, qualche fa un saltello qua, opa, eccola qua, ascoltate il rumore dell'acqua. Che c'è? Dica. Devi salire qua, su sta salitella qua. E vai. No, allora, guardate se viene a per forza. Augusto, è... Oh, ma ci sono le scale. Sta a far posto, Augusto, c'ha voglia di giocare, c'ha voglia. Guarda. Yeah. Sembra che hai fatto solo questo. Comunque se Augusto va lungo non ridete, Bene. Ah, visto, è stato tanto a preoccupare, sai. Ho pensato si casco io. Ah, qui tra poco siamo alla dell'Annunziata. Qui tra poco arriviamo, vedi, Annunziata, qui tra poco arriviamo alla tagliata dell'Annunziata. Sempre su questo sentiero, che è il sentiero dei Londini. Ma perché i Londini che si stanno quelli di Londra qua? Che cazzate che dico. Che dico, no? Che dico. Vabbè, andiamo verso la tagliata dell'Annunziata e forse c'è un'altra cascata. Seconda cascata sul fiume Lente, uguale a quella di prima, un po' più piccoletta, ma caruccia lo stesso, dai. Sempre artificiale, sempre creato dall'uomo questa, Però sono belle comunque da vedere. Questo è il fiume Lente. Ma non vedi che sbocco d'acqua che c'è sta là? Vi è più acqua da lì che dal fiume sopra. Spettacolare. Ah, un altro vedi là, un altro, quello del paese viene. Sì. Mi sa che sto fiume è poco pulito. Non credo che sarà un sano scherzo. Ah. Ok. Hanno girato il pallone su al paese e cascare sotto, non è arrivato qua giù alla cascata. Sì, muova da più al pallone, aspetta là,
Ah ragazzi, sono più dopo un buco, eh! Ok ragazzuoli, siamo arrivati alla via cava dell'Annunziata. Vediamo un po' scuro. Eccola qua, realizzato incidente fortemente alla roccia vulcanica, fu originato anticamente come alternativa viaria alla via cava di San Giuseppe, per me trabbe, dai. Ok, questa è la via cava dell'Annunziata, infatti vedi? Comincia a essere qui tagliata. No, via cava, vabbè, forse non a chiamarle tagliate. Tagliate! Tagliate etrusche. Anche se non è proprio questa ancora una tagliata, eh? Questa più che altro è scavata nella terra. La vera, appunto, la vera tagliata sta un pochettino più avanti, però. Non vedi che so? Le trombette dei morti? No, non so. E le trombette dei morti sono così nere, so. Sì, ma non so. Boh, se so queste non lo so. Sembra una famigliola, eh. Comunque è una famigliola incazzata perché è tutta nera, vedi? Ok. Eccoci qua. Ok. Il tour delle vie cave inizia con questa via cava, è la prima che facciamo oggi, che è la cava dell'Annunziata. Ok, adesso giriamo questo angoletto, ci abbiamo anche un cagnolino, sentite, guardate qui, ho tutta la scalinata a legno, che spettacolo, eh? Aspettate, arriviamo, ambedio, oh, che roba, oh. Io che odio fare le scale, mi tocca fare scale, più che odio è che mi fanno male le ginocchia, però quella era una cosa, una ridicola scacciadiavoli. Proprio stamattina ho comprato il libro che parla di tutte le vie cave tra Sorano e Pidigliano, poi con calma avrò il tempo di leggerlo. Ecco Riccardo sotto che sta salì sulla cava dell'Immacolata. Che spettacolo, ragazzi. Adesso ce l'ha portato Augusto. Vedete, Augusto guida il gruppo. Sembra vero. Ok. Questa è la prima via cava. Anna e Marco. Ah, no, che... Kircher. Sentiero Kircher. Al Guadagnolo. Ah, va bene ragazzi, ci vediamo più avanti. Vabbè, siamo sempre sulla cava dell'Immacolato, Riccardo che sale, e poi qui c'è anche una ranzina per evitare di andare di sotto, sì. Ed ecco Augusto, capo cordata della giornata, eh? Se non ci fosse Augusto, e qua non la trovavi questa. Augusto qua è de zona. Sì, cioè raga, io non volevo riprendere tutta la tagliata, ma questa è spettacolare, è tutta a curve, è una serpentina. Siamo sempre tra Pidigliano, siamo sempre a Pidigliano, che poi è il triangolo etrusco, Pidigliano, Sorana, Sovana. Guardate qui con gli scalini intagliati nel tufo. Vabbè, sono passati pure qualche migliaio d'anni, eh. Quindi se qualcosa alla fine si è consumato. Secondo me, non ci fate caso al fiatone, ma è salita, eh? No. Poi fa un callo bestiale. Sì, infatti. Ok, qui c'è bisogno di una foto, aspettate. Ho detto, ora faccio un pezzetto da via cava di Immacolata, ma è lunga. Ma è lunghissima. E poi abbiamo trovato un altro tratto ancora con altre scale scavate nel tufo, guardate. Oh. E queste sono delle cave, si dice siano delle cave più corte di Pidigliano. Figurate quell'altra, entriamo la mattina e esce la sera allora. Dove si sono fregati gli affreschi? Ah ragazzi, qui c'erano degli affreschi e si sono rubati, eh? Ah, l'edicola sacra, perfetto. O l'edicola scaccia diavoli. Oh, ma guarda qui dove va quest'altra, aspetta un secondo. Ma devo ritornare qui? Eh? Allora andiamo a vedere un attimo qua che c'erano le dicole sacre che si sono fregati gli affreschi. Andiamo a vedere. Ah, eccola. Sì, infatti. Guarda che hanno fatto. Hanno volato l'intonaco, vedi? Gli hanno messo l'intonaco davanti e poi l'hanno staccata. Hanno staccato. Parapara. Questa è le dicole sacra o anche chiamata scacciadiavoli. Guarda, c'è rimasto il vasetto, guarda. Sì.
Ma andiamo risalire dall'altra parte, sì. No, no, devo andare là. Io voglio andare là perché mi piace qua la tagliata che saliva ancora. Ti pare che un video intero su una tagliata, spettacolo. Ok, continua la tagliata dell'Immacolata. Ah, raga, non vi posso fare niente se questa è lunga. Non posso non riprendere tutti questi pezzi bellissimi che ci stanno. Guarda pure questa, guarda che curva. Qui per terra hanno fatto lo scopo dell'acqua, cioè, guarda. Sì, lo scopo dell'acqua. Guardate, Abruzzo Trekking, che cammina e riprende Riccardo Fortitudine che sta preparando il video per YouTube. Vedete? Lo trovate sul canale Riccardo Fortitudine. Ok, vai, vai, vai. Credo che sia finito ormai sta tagliata, eh? Mezz'ora stiamo a dire che finisce, è mezz'ora che continua. Ah, siamo fuori, via, lo spettacolo, guardate che roba. Fine della prima tagliata. Ok, siamo alla via Cava, boh, ripreso un attimo su YouTube. Via Cava di San Giuseppe. Ok, questa è parte dell'antica strada di regolamento con Sovana. Infatti loro vanno a Sovana, vanno, va. Ciao! Noi invece andiamo alla via Cava di San Giuseppe. E vabbè, volevo fare la foto, la faccio di sotto, c'è sta il cartello, va. Quindi adesso ci dirigiamo verso la... Questa è la più lunga, no? Questa è una delle più lunghe. È una delle più lunghe. A Fratenuti è più lungo. Vabbè, questa è la seconda cava, andiamo a fare, non è certo questa. Allora fa la seconda cava, cava di San Giuseppe, la famo in discesa, giusto? Sì. Perfetto, questa la famo in discesa. Perfetta, a Fratenuti che è la più lunga in salita, te pareva. Diretti verso la fonte dell'Olmo. Riccardo, eccolo che arriva. E dopo scendiamo dentro la cava di San Giuseppe. Allora, andiamo prima. La cava di San Giuseppe è questa qua, vedete? Poi la ritorniamo indietro, prendiamo e scendiamo là. Adesso andiamo prima alla fonte dell'Olmo, che si trova un po' più avanti. Ok, ecco qua, diretti alla fontana dell'Olmo. Questa è un'altra diciamo, piccola tagliata, vedi? Tutto scavato nel tufo, Qui arriva qui alla fontana dell'Olmo. Eccola qua, e poi l'abbiamo raggiunta? Eccola! Guardate che spettacolo! Eccola qua, la fontana dell'Olmo. Che dice Agu? Oh, ma io sto facendo il video. Le lenticchie, finalmente, ma non le lenticchie che si mangiano, eh? Vabbè, certo quelle rose erano meglio comunque. Acqua, la fontana dell'Olmo, non è che ce ne stanno tante, però c'è che qua, queste sono le famose lenticchie d'acqua. Vedete? Eccole qui. Fonte dell'Olmo, ma sta foto l'avevo già vista, vedi? Che l'ha fatta te, l'ha fatta sta foto. Eccola qua. Fonte dell'Olmo, la chiamano l'Olmo, perché qui vengono, giocano, fanno una passatella fanno una passatella Corvino, poi cominciano a giocare, quello che non fanno bene mai lo chiamano Olmo. T'ho fatto Olmo e non bevi. Perfetto. Fontana dell'Olmo. Ed eccoci qua, siamo alla fonte dell'Olmo dove c'è anche una rapicnic e nel frattempo Augusto tira fuori. Allora io approfitto. Sarcicce. Pizza, a banana la mangia lui, spero che la mangi, eh. Sempre. Ah, ok. Quindi fontana dell'Olmo e... Io spero che non è. Comunque il mistero della banana rimane sempre, perché io ti ho visto portare sempre due banane. Una ti ho visto sempre mangiarla, la seconda sparisce sempre. Boh, va a capire. Cioè, io non ho mai visto mangiare la seconda banana. Ma fa spirito. Ed eccoci qua. Aspetta, andiamo a fare sotto. Siamo... No, infatti. Siamo alla cava di San Giuseppe, che è la seconda cava di oggi. Guardate questo scavo. Lo sapete perché si chiama la cava di San Giuseppe? Perché alla fine della cava c'è l'asinello, che prende e poi vi porta a quell'altra cava. No, è bella, visto? No, ma è bello che siamo, cioè, siamo qua... Sì, ho visto scolo laterale, ma è bello che siamo in quattro e c'è un asinello solo sotto, mo tocca pure lì di cazzo, capito? Guardate tutto questo scolo dentro la montagna, guardate che bello. E riprendiamo la strada per la cava. E infatti qui si comincia a scendere la bellissima cava di San Giuseppe. Che spettacolo questa, facciamo attenzione, anzi è abbastanza asciutta, sennò questa è scivolosa. Ci sono tutti i gradini scavati nella roccia, anche se si vedono poco ormai, si sono consumati. C'è tutto sto scolo, ma per tutta la tagliata c'è sto scolo, vedi? Tutto lo scolo per tutta la tagliata. Vabbè, almeno qua ci sta. Sì, lo vedo, vedo. Lo prendi tu l'asinello quando scendiamo giù? È per un posto solo, ma è opino.
o Riccardo. Vabbè, sono qua. Chi arriva prima via l'asinello, dai. O Pino o Riccardo. Attento che l'asinello non te pia a te però di dietro, eh. E quello, vedi qua che roba, guarda che spettacolo. C'è tipo un ponte, è crollato un sasso. Lo sai che sembra? L'entrata da Fantibassi, che è crollato il sasso e ha fatto una copertura. E poi gli hanno fatto, per non farlo crollare, gli hanno messo tutti i sassi sotto, insomma, hanno fatto un muro di sostegno. Guardate che vi faccio vedere, esco fuori e guardate sopra alle mie spalle, dietro, 1, 2, 3. Olè. C'è l'immagine di San Giuseppe là sopra, ma quello è un dipinto vecchio, eh. Ma non posto ci hanno messo, l'ho immaginato perché ci hanno messo la grata, se no se l'erano già fregato. Eccola qua, questa è l'edicola di San Giuseppe. L'attuale edificio opera sul tavolo delle pittrici Alice Formiconi, si sovrappone all'interno dell'originaria nicchia ai resti non più leggibili di un antico affresco che riproduceva l'immagine di San Giuseppe. La progressiva erosione del piede di appoggio, geologicamente costituito da materiale friabile, ha provocato intorno al 1990 il collasso strutturale del masso, adagiandosi senza lesioni sulla parete opposta. Subito a monte nel tratto incassato, di notevole importanza, le tracce lasciate dagli zoccoli degli asini nella sede viabile. Avete capito? Perfetto, cava di San Giuseppe. Sì, cava di San Giuseppe. E cava. Bellissimo. Ah, fai dopo, fai. Ed eccoci qua, il continuo della cava di San Giuseppe, la cava buia di San Giuseppe, che poi qui vicino c'è anche una piccola necropoli, circa 3-4 tombe, che possiamo chiamare cava di San Giuseppe, visto che la zona è questa. Qui hanno fatto un muro di sostegno perché stava a venire giù. Comunque il comune di Vitigliano tiene molto bene i sentieri perché sono pulitissimi, vengono mantenuti bene, tutte staccionate, muri di sostegno, insomma, a differenza del Viterbese, che quando vai a vedere la roba etrusca te la devi cercare da solo e te devi portare maracce, le forbici, le seghe, te devi portare un po' di tutto. Fammi vedere che ci sta qua dentro, va. Questa è una grotta bellissima. Oh, guarda che bella questa, che è qua, che vedi, oh. Adesso stanno i cinghiali, no? No. Ora sono tutte le scarpellature che hanno fatto per farla per creare questa grotta. Benissimo, bellissimo, è bellissima cava. Ok, continuiamo a scendere, vai. Ancora cava di San Giuseppe, qui le pareti cominciano ad alzarsi, anche se ormai ci stiamo avvicinando a scendere sotto il fiume Lente. C'è una curva, questa siamo, ricordate, siamo ancora alla seconda tagliata, ne andiamo a fare 5, eh? Voi siete a diabete, o cavoli tu, guardate, fatti a piedi, mica io, pure voi avete ragione, via. Abbiamo fatto quasi 7 km già, e se può dire che siamo a metà, ma voglio ancora pedalare qua sotto, qua, tutti i gradini scavati nel tufo, questi erano gli scuri dell'acqua, vedete, l'acqua andava via. Cercate di non riempire la cava, la via, con il fiume, quando piove. Ok, ammazza quanto sono veloci qui i due. Sono più veloci dalla luce. Ok, siamo alla necropoli etrusca, chiamiamola di San Giuseppe, visto che si trova lungo la via Cava. Depredata forse fin dall'antichità dai suoi ricchi corredi funebri, è stata scavata durante i lavori di recupero della via Cava, restituendo frammenti di ceramica dipinta, di bracciali ed anelli di bronzo. È riconducibile al periodo orientalizzante medio, seconda metà del VII secolo a.C., con tombe a tre camere che si aprono su un vestibolo scoperto, accessibile da una ripida scalinata. Eccole qua. Queste sono le tombe della necropoli di San Giuseppe. Sono chiuse, non si può entrare, va bene. Una sta qui, questa c'hanno le scale, quindi c'hanno le scale che scendono sotto. Un'altra sta là. E quindi lui parla anche necropoli etrusca, necropoli etrusca di San Giuseppe. Tomba a camera. Vedi la roba che è stata arrivata qua dentro, bello. Forse qui ce ne sono altre, eh? Perché sì, ce n'è un'altra almeno, qui c'è un'altra sola, vediamo a vedere, forse a farla vedere. Purtroppo sono chiuse, non si può entrare, accontentatevi. Com'è? No, non si può scendere, non si può. Anche perché tanto sono sicuramente piene d'acqua, quindi. Ah, quella là era piena d'acqua, sì, ok, perfetto. Necropoli etrusca di San Giuseppe. Una volta uscite di nuovo dalla necropoli,
riprendiamo di nuovo la cava di San Giuseppe, che rimane comunque una delle più lunghe vie cave di Vitigliano, anche se non è la più lunga. La più lunga è quella che incontriamo tra poco, che non, in questo momento non mi viene in mente il nome. Guardate lo scolo dell'acqua qui in mezzo. Guardate che spettacolo. Qui le pareti si sono cominciate a alzare, erano già 15-20 metri. Beh, insomma, dai. Ah, si vede lo scolo. Sì, lo scolo dell'acqua, poi arriva. E c'è qui vicino. Lo scolo dell'acqua che passa accanto alla tagliata. Esce un cane. Ed eccoci qua, sempre nella cava di San Giuseppe. Oh regà, mi dispiace se sto a far video troppo lungo, però ne vale veramente la pena. Poi trovare 5 vie cave in una sola giornata, tutte nello stesso, nella stessa zona, non è da, non è per tutti e non è da tutti i giorni, insomma, via. Ok, perfetto, andiamo avanti. Ok ragazzuoli, adesso entriamo dentro la via cava di Frate Nudi, che è anche la più lunga e anche in salita, e te pareva, così chiamata sin dal secolo scorso, prende il nome da un convento rupestre in abbandono, reso attivo dai frati minori. Ho sentito una mano da dietro, poteva essere solo che lui, guarda. E come te metti un attimo a leggere, che te pieghi un attimo, guarda casa, arriva sempre lui. Determanina. Cava dei Frate Nudi. Ok, qui c'è un passaggio sul fiume che non è il lente ma un suo affluente, anche un nome che in questo momento non ricordo sinceramente. Attenzione che è un po' scivoloso. Vabbè dai, fa niente. Quando ci viene in mente lo dico il nome. In questo momento. No, cominciava con la M, ma non ricordo il nome, va bene. Ok, ecco qua, c'è sta bene anche Riccardo. Ma più avanti. Ed eccoci qua. Questa è la terza cava della giornata, via cava della giornata, è la Frate Nudi. Qui si presenta subito con pareti altissime. Guardate che bella. C'era larga 3 metri, no, 2 metri e mezzo, dai. Alta almeno 15 metri, bellissima poi, eh? Ed ecco anche la più lunga via cava di Vitigliano. E soprattutto, lo sa, devo fare salita. Non c'ha una grandissima pendenza, eh? Però che spettacolo, no, vedi che roba, ma è bellissima, guarda che roba, mamma mia, bibi. Perfetta, spettacolare veramente. San Riccardo e Festa stanno a fare le foto, vabbè. Sì, lasciali fa. Tanto noi continuiamo la salita. Adesso spingiamo un attimo, tanto se è lunga vi faccio vedere altri pezzi. Siamo sempre lungo la Frate Nudi. Adesso siamo usciti dalle alte pareti, siamo in questa specie di canyon. Questa era, ricordate che era la terza tagliata della giornata. Vi ricordo che questo è il tour delle vie cave di Vitigliano, provincia di Grosseto. Ha un caldo bestiale oggi. Sì, questa è una vecchia edicola sacra. Come vedete qui c'era un affresco, ormai rovinato, non c'è più. Passi pure che sto pezzetto d'affresco dove stava la Madonnina, sono rubati, guarda qui sopra qui, c'erano le ali, insomma in pratica c'è più niente, alla fine ci hanno messo, forse quella Madonnina che hanno messo lì era la copia dell'originale che stava qui dentro, vedi come è fatta. Comunque bisogna pure lasciarla pure. Vabbè certo, tanto qui si rubano tutto. Così, delinquenti! Senti un po', Giova, senti un po', ma che scuregge pesano? Dice no, allora mi sono cagato sotto. Sì, sì. Te continua a bere la birra che c'ha e c'è il fiatone. Guardate qui dove siamo arrivati. Guardate che grotta, meravigliosa.
guardate che spettacolo. Poi c'è tutto il sentiero. Guarda che tunnel, che qua se andiamo a finire fino a là. Forse, ma non credo. Non credo, dai. Forse, ma non credo. Oh, troppo stretto. Chi ha scavato così stretto? L'acqua. Forse l'acqua sì, ma... Guardate che scalinata, oh. Ma chi ce lo fa a noi, no? Ma che roba, di è. Bel lavoro, però, comunque. Oh. Complimenti al comune di Vitigliano. Meraviglia qua, oh. Oh. Qua si sale benissimo, hanno fatto tutti scalini scavati nella roccia, spettacolo. Oh, ormai l'età si comincia a far sentire, eh. Senti che fiatone. Arranco. Va bene, dai, andiamo avanti. Bellissimo, ok ragazzuoli, siamo... Andando, dove stiamo andando? Ti sto interrogando? Pidigliano. Ma che Pidigliano? Che devo incontrare adesso? Un'altra casa. Un'altra tagliata, quale? Un'altra tagliata. Come si chiama la chiesa qua? Chiesa. Vabbè, insomma, andiamo alla tagliata di Santa Maria delle Grazie. Santa Maria delle Grazie. Oh, l'abbiamo vista adesso, la chiesa, sì, e dai, sì, no? E prende il nome della stessa chiesa. Tagliata Santa Maria delle Grazie. Va bene, ok. Quindi ricominciamo a scendere sotto. Siamo saliti e adesso riscendiamo. E Riccardo non si vede, via. Attenzione che qua è a dir poco scivoloso, ma scivoloso è proprio, guarda, è di poco, perché il piede è partito già un paio di volte, è partito. Oh, sono ripreso da Riccardo Fortitudine. Sto riprendendo Abruzzo Trekking 1962 con Riccardo. Madonna mia, ma guarda, ma anche tu sei su YouTube? Continua la tagliata di Santa Maria delle Grazie. Però questa è abbastanza bella, però è un po' scivolosa questa, eh. Questa il sole non ci batte mai. De muschio ce n'è tanto. Quindi è una via cava scivolosissima. Piano piano, ecco qui già finisce il muschio, già è più stabile, via. Ok. Da sta. A San Martino da stamattina, porca miseria, oh. La sta sventrà proprio, guarda qui che c'è scritto, vabbè, le piante, via, vabbè, continuiamo a scendere. Eccoci qua, altro pezzo della via cava di Santa Maria delle Grazie. Questo è il curvone, c'è un cane dietro di noi, si chiama Danilo, sta buono ciccio, che te piace mozzichi, eh. Alla fine un cane che viene mozzicato da un essere umano. Ma io sì, lui non mozzica, ma io sì. Spettacolare pure questa tagliata, eh. Meno male la facciamo in discesa. Sì, infatti, perché questa era meglio in salita, perché è scivolosa, quindi in salita sarebbe stato meglio, però ormai tanto vale, come stiamo, ci stiamo. Cioè, il posteriore che non cammina più. Ecco Augusto, ma piano che vai lungo. Sì. Guardate che curvone che c'è sta qua, vedi che spettacolo qua, oh. Guarda, credo che stia finendo la tagliata, perché comincia a vedere la luce. Comunque è bellissima pure questa, ecco qua. Qui finisce. Vengo sopra? Dovrei trovare un posto per salire, dammi una mano, la dico, tirami su qua. Guardate la lusso che mi tira su, 1, 2, 3, olè, perfetto. E penso che sia, forse hai magnato. Quella caglia si chiama Olivia. Olivia, e braccio di ferro? Il braccio di ferro mo verrà. Ok. Guarda che spettacolo qua. Ah, questa è, la puoi vedere da sopra, sta un po' sotto. Vabbè, aspettate che passano. Ma guardate che spettacolo, li vedete, adesso scendono. Augusto è già sparito, Pino tra poco sparisce dietro l'angolo e per magia, boom, vi compaiono qua sotto. Te volevo fare una foto, ma no, adesso cammina un altro pezzo, poi ti faccio una foto qua. Ti faccio una foto dall'alto. Eh? No zammammero, guarda. Lui basta che vedi i cagnolini subito dietro, Olivia. Eccola, ciao, te saluto, te ringrazio. Ed eccoci qua, arriviamo su per Ponticello là, lo vedete fino laggiù.
Eccolo là Pino, sta salutando, solo questo non c'ho zoom. E per magia, terza cascata di oggi, guarda un po'. Perfetta, bellissima. Ok, qua si può arrivare proprio sotto la cascata. Qua. Olì. Terza cascata della giornata. Spettacolo. Questo dovrebbe essere il fiume Meleta, che è un affluente dell'Ete. Ok. Ok. Questa è la quinta ed ultima via cava del Tour delle Cave di Vitigliano. Qui c'è la via cava di Poggiocani. Ah, eccolo qua. Quanta acqua è passata sotto i ponti e quanto vino è corso dentro quelle gole. Viene da pensare... grandi e piccole, ma io senza occhiali non leggo, mi dispiace per voi, fino a che le scritte sono un po' grosse, sì, ma poi quando mi scende da piccole piccole, niente, un moscerino in bocca, vabbè, questa è la via cava di Poggio dei Cani, quinta ed ultima tagliata della giornata, e non finisce qua, non finisce qui la salita, ma non finisce qui il tour, perché il nostro tour continua, non vi dico dove. Non si fermiamo qui, capito? Sì, che se venivo fino qua per fare 5 cavette. Sì, buonanotte. Anche se abbiamo fatto circa 12 km. La cosa brutta di sta cava... Sì. Non lo so, la cosa brutta di sta cava è che ci hanno messo tutte le reti di protezione, perché vabbè, stava, se evidentemente stava a crollare. Infatti, no? Eccola qui. Che cosa sta a crollare? Oh, per mettere le reti di protezione, evidentemente stava venire giù qualcosa qui. Capito, che c'è? Vedi, qui sono tutte staccate. Sì, sono tutte staccate. Guarda qua. Allora, per non fargli fare la fine, c'è come da, tipo delle tagliate che stanno nella duscia, che vengono, che crollano e vengono chiuse. Qui hanno fatto i lavori prima. È tutta un'altra cosa rispetto alla duscia qui in Toscana. Oh. Guarda che curvetta che facciamo. Oh. Oh, guarda che roba, tiè. Ma che spettacolo pure questa. È bassa, ma bella però, eh. Ok, continuiamo, via. Scalette? Che c'è stava? Arriva. Ah. Vabbè, siamo dentro, siamo ancora dentro la tagliata di Poggiocani e siamo per uscire ormai. Questa è una tagliata con le pareti alte circa 7-8 metri. Come vedete ci hanno messo le reti di protezione perché ci sono stati parecchi crolli. Almeno ci hanno pensato prima, però, vedi? Hanno evitato di chiudere la tagliata perché se non ci mettevi le reti durava poco. Ok, adesso ce ne andiamo verso Vitigliano, via, risaliamo dentro il paese. Poi una sorpresa e facciamo altre cose. Siamo lungo la tagliata di Poggiocani, sorride per un'altra cazzata che è successa. Vabbè, qui c'è una casa ipogea. Adesso entro dentro, permesso, spero che si vede bene, guardate, qui ce ne sono un'altra entrata, no, questo è un crollo, perché è stata aperta questa porta. Qui, cosa qui? C'è un cane dietro le mie porco, mi mozzica dietro le gambe, esci qui fuori, o io qui mi abbasso di più, c'ho poco voglia. Ci sono altre grotte? No, me vado a nascere, guarda, vedo che sdraiarmi per terra. Vabbè, intanto lo sai, casa... è una vecchia casa ipogea questa. Sì. Una casa ipogea etrusca. Quindi, guardate chi c'è sta qui fuori. Buongiorno signor Augusto. Sì. La lampadina è la sua? Sì, signor. Ok, Augusto. Andiamo, continuiamo. Dici, sì, che poi è crollata, certo. Guardate che spettacolo, tutte le vie cave, guarda. Pure qua, gira. Sì, guarda, questa è l'altra via cava. Poi è questa via cava qui sotto qua, che è Poggiocani. Poi c'è questa, c'è quella che scende. E poi ci sono tutte queste cantine che erano vecchie grotte e tombe. Oggi vengono riutilizzate come cantine. Non vale così, eh. Non si può. Qui poi questa. Noi siamo via questa qua, questa è Poggiocani. Con questo affaccio sulla forra. E qui c'è la cantina di San Giuseppe. Guardate che spettacolo. Oh, qui se bevi c'è la cantina di San Giuseppe, eh? Qua sopra, vieni, andiamo, stanno qua sopra, credo almeno. Ok.
cava di Poggiocani. Ed eccoci qui. Siamo fuori dalle forre e stiamo per entrare dentro il paese di Pitigliano. Ma che scalinata, ti è? Porca miseria. Non ci bastava. Devi salire dentro le forre. Siamo pure alla scalinata che ci porta dentro al paese. Che cos'è? Ah. Questa è una delle entrate di Pitigliano. Vabbè, per noi è l'entrata. Che spettacolo il paese. A strapiombo sulla rupe. Vediamo un po' qui dietro ancora quanto dura sta scalinata. Non ci voglio abitare a Pitigliano. Troppe scale. Via Porta di Sovano, questa è la Porta di Sovano. Mamma mia, oh. E dopo il tour delle vie cave, stiamo facendo anche il tour dei colombari. Adesso vi portiamo a vedere quattro colombari. Oh, dammi una mano, va. Aspettate che... tirami un pochetto, va. Dai, sentito, scema! Siamo sotto questa bellissima rupe. Mamma mia. Da stamattina che camminiamo qui. Oddio, qui c'è una... Niente, c'è solo questa. E guardate qui che ci sta. Ci sono queste scale che poi portano... La lampadina. Porca miseria. Ma la lampadina non serve. C'è luce. Quindi questi sono tutti i colombari. Guardate. Ci sono delle scale che portano dentro i colombari. Adesso vi facciamo vedere questa. Attento, Sì, sì, lì devi stare attento, eh. Qui? E qui è un altro colombaro. Ma siamo su qui. Oh, che sei, gatto? Una alla volta. Una alla volta. Una alla volta. Uno colombaio alla volta. Ok. Entriamo qui dentro questo colombaio. Mamma mia che spettacolo, regà! È grosso questo! Che bello che è! Ah, il famoso colombaio che ha la finestra che c'è stata la foto! Ce l'hanno tutti! Sì, sì! Questo è il famoso colombaio che ha la finestra! Vabbè ragazzi! Questo è il primo colombaio, eh! Etrusco! Etrusco romano? No, queste sono tombe riadattate a colombaio! Tombe riadattate a colombaio, perfetto! Perfetto, adesso facciamo una bella foto! Questo è un altro colombaio qui sopra, solo che è un po' difficile, diciamo, entrare. No, è difficile, è proprio scomodo entrare. Perché no, infatti, entra, entri pure, poi... Vabbè, comunque se tu entri, poi riesci a marci indietro, quindi... Ma stai sospendo questo. Sì. Ora vado un attimo a vedere io, quando una volta che scende Riccardo, vedo un attimo da fuori pure io com'è. Poi dopo entriamo con l'altro, ci vogliamo entrare però. No, questo è più grosso, e quello poi c'entriamo. Sono due stanze qua. Sono due stanze, perfetto. Vado un attimo io sopra a vedere, eh. Le faccio vedere sto colombaio. È bello quello, vado a vedere. C'è pure una finestra che dà sul paese. Attento. Ok. Eccolo. Non so se riuscite a vederlo. Caruccio pure questo. Tanto non serve entrare, siete pure da qua. Quelle pareti sono proprio lisce, bellissimo. Adesso le porto dentro a quell'altro. Riscendiamo dalla scala. Questo qua puoi venire a vedere, ma devi rimanere qua sopra senza entrare dentro. Ma è bello, va a vedere che pareti lisci che ci stanno. È stato lisciato bene bene. Invece entriamo dentro quest'altro, via. Entro io allora. Allora, uno, due e tre. Questi sono due, uno dentro l'altro. Uno, regà. Sto salendo su una scala abbastanza ripida. Ma questa è... Sì, sì. Ecco qua. Uno, due e tre. Entriamo nel primo, dopo il secondo sta qui a destra. Perfetto. Col finestrone. Non c'ho la lampadina, spero che la luce sia buona. Sai che c'è di bello queste pareti? Che sono state allisciate bene, vedi? Spettacolare. Andiamo a quella accanto. Passiamo di qua. Vieni, vieni. Ma venga a vedere.
E qui c'è un altro sempre con la finestra lì, qui dietro pure stanno. Questo è il secondo colombaio. La croce dove sta? Ah, eccola qua. La famosa croce scacciadiavoli. Ok. Vai. Entrata nel famoso colombaio. Col paese di sfondo, là, guardate che bello. Ecco anche Augusto. Sì, è grosso come un appartamento. È grosso come un appartamento qua sopra. Che quando vede il colombaio, poi vedi il colombaio. Qui c'è poi mettere il cartello, che volevo fare. Ok. Forse o forse da un'altra parte. Stavano a cercare. No, se vede che hanno trovato stavano a cercare questo che non si sono fidati. I paraculi hanno fatto il Google. Per vedere che c'è stava. Hai capito? Certo, no, i tombaroli. No, lì c'erano i tombaroli, fanno pare che fanno. Ma come se il tombarolo si mette a rompere qua? Che c'è sta? No, là? Che c'è sta? Guardate i tombaroli che fanno, vi faccio vedere. Sondano la cosa, cioè. Quelli che fanno i tombaroli? Sì. Quelli che fanno il buco? Sì. Volevano bucare per vedere che cosa c'era di là. Sono paraculenti. Ora veniamo a fare le foto, ma intanto passiamo a questo accanto qui. C'è un altro qui, guardate questo, raga. Scendiamo, ci sono due scale, due scalini, e pure sotto le scale hanno fatto, guarda. Che bella visione del paese. Mi guardate? Sì. Mi guardate tutte e tre? Fossi una bella Ok, buoni così? State buoni se potete. Perfetto. No, ok, colombari. Bella, sì. Ok, e qui ce n'è un altro di colombaio, Vedete sopra la porta c'è una croce scacciadiavoli. Andiamo a vedere dentro com'è. C'è Augusto che sta già dentro, Un attimo, scusate che passo. Oh, guardate Augusto che sta bello in finestrella. Tiè, giorno, Come va? Ti saluto, vai. Eccoci qua. Altro colombaio. Ancora diverso rispetto agli altri. Questo è come il primo. Cioè, le cose attaccate. Al ballo di questo è curvo. Hai notato? Infatti è. Fa curvo, va. Ma questa pure era una tomba, quindi la cupola va. Sì, ma questa era una tomba e l'hanno riadattata. Sì. La cupola, vabbè, faccio vedere il paese qui. Dalla finestra, guardate che spettacolo, bellissimo. Bene, ragazzuoli. Perfetto. Se non fosse qui. Che miseria, chi ti trova qua su? Ma qui dentro devi dormire. Ok, andiamo alla sesta cava, che è la via, la cava di San Rocco. Dicono che sia una cava bellissima. Andiamo a vedere, via. Passa vicino a questa specie di casetta qua. Una chiesetta, che sa la croce sopra. Una vecchia chiesetta. Via cava di San Rocco. Andiamo a cercarla, va. E comunque questa è un'altra, questa è un'altra piccola tagliata, cioè. Parco archeologico della città del Tufo, la via cava di San Rocco. Oh, sta bella lontana, La più importante e suggestiva via cava del territorio. Vabbè, andiamo a vedere, va. Ed eccoci qua, alla sesta via cava, che è la cava di San Rocco. Sì, però importante che ci siamo dentro. Vediamo un po'. Guarda, Augusto sta passando sotto. Si è creato. Scende a picco qua. E se scende a picco, sai che vuol dire? Che devi risalire a picco. Che devi risalire. Sì. Le rocchette è qualcos'altro. Lì c'è un cartello qua. C'è un cartello delle rocchette. Ma non so che cos'è queste rocchette. Forse è un'altra tagliata. Già la tagliata delle rocchette ci si chiama quella che sta. Vediamo se vi ricordate. La tagliata delle rocchette, dove si trova? Bravo, la piramide del Bomarzo. Quella è la tagliata delle rocchette. Va bene, scendiamo, via, vediamo un po'. Ah, qui c'è. Guarda qua. Non c'è una lampadina. Ma oh. Ci vedi uguale. Ah, si vede lo stesso, non vedi che bello qua dentro. Vabbè.
è un ambiente ipogeo. Metta la capa, eh? E quando ci arrivo? Guarda, 1,20 m. Questa è cosa degli animali. Questo è vecchie mura di qualche cosa, vedi? Ah, le rocchette forse che cos'è? Le rocchette forse è un vecchio abitato, perché queste sono le mura, so. Allora dopo andiamo a vedere, vai. Aspettatemi, che vi sto a fare il filmino, guardate che tagliato questa di San Rocco. Come gira? Vedi che curvetta qua, oh. Curva a gomito proprio. Oh, tiè, guarda che roba, oh. Guardate Augusto come atletico che saltella da una parte all'altra. Se è caduta, ho ripreso in diretta. De San Rocco, sì. Tagliata di San Rocco, è veramente splendida sta tagliata. Oh. Ma sto filmino mi dura 40 minuti e di poco. Tanto se lo fa qua, se dura 40 minuti, dura un minuto, non lo guarda nessuno, quindi che ci frega a noi. Ma lo guardo. Il tour delle tagliate di Pitigliano. Perfetto. Ma rigira, eh? Sì, a gira ancora, gira, che cavolo. Questa è bella, vedi che roba. Oh. Raga, se mi fate guardare solo io, guardatelo, se no lasciate perdere, perché sta questo dura una cifra. Allora, questo voglio vedere. Ancora? Porca miseria. Bella. Oddio, stavo andando a lungo. Oh. A me sai che è da ridere, perché stiamo andando giù tanto belli tranquilli. E qui tocca risalire. Beh, sì, sì, che ascensore però. Sì, che ascensore. Guarda qui come si stringa, tiè. Vabbè, questa è la tagliata di San Rocco. Mamma mia, regà, se non vedete sto video su YouTube, se ci siamo persi dentro la cava di San Rocco. Sono 20 minuti che scendiamo. Il problema non è scendi. A mo' torna su, mannaggia Cristoforo. La colpa è da gusto, andiamo a bere San Rocco, andiamo a bere San Rocco, andiamo a bere San Rocco. Boh, ecco San Rocco, sei contento, boh? Bella. Bella, sì, ma a me mi viene da ridere. Bellissimo, bro. Dovevamo lasciare delle corde nei punti strategici, dove era più ripida. Aiuto! Oh, ancora gira! No, no, io lo dico subito, Marendo. Marendo qui. Ancora gira! No, mamma mia, essere matti, oh. Messa a mettere paura, messa a mettere, c'è una salita interminabile. E alla fine, come nei migliori film, la tagliata San Rocco è finita. C'è una panchina dove ci possiamo sedere. Vediamo qui così, stanchi, morti, così. E lì finisce la tagliata San Rocco. Infatti c'è il fiume, si sente il fiume. Quanto saranno? 500 metri di livello? Avremmo fatto almeno 300-400 metri di dislivello in 10 minuti. Siamo proprio di corsa, l'abbiamo presa. Vabbè regà, io non so che dirvi. Non ti voglio per salimmo. Mo devo tornare su noi, eh. Ci vuole una birra dopo. Vabbè, regà, l'escursione è finita. I chilometri del tempo non conta, comunque sono 13 chilometri. Quarto tempo. Sì. A birra c'è, a pizza ci sta e niente. Mi tocca sbrigare perché Augusto è un grande mangiatore di pizza e poi se mangia pure la mia. Quindi fatemi sbrigare, va, vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e abbassa la Lazio. Tiè, becca adesso cosa va.